Bene, allora oggi vorrei fare una piccola riflessione con voi sul tour, un tour bellissimo. Siamo stati, ricordo, a Cevo, siamo partiti dalla Pineta di Cevo e siamo andati in Val Salarno, dove è presente il Lago Salarno e il Rifugio Prudenzini, che sono due posti veramente stupendi. Vi invito a visitarli perché, ragazzi, è una valle meravigliosa. C'ero già stato diverse volte a piedi, ma mai on bike. Il mio consiglio ovviamente è di andare con una e-bike, perché la salita è dura, ma la location è veramente bella. Vi ricordo di, prima di andare al rifugio, di contattare il rifugio per sentire se sono aperti. Infatti, se non vado errato, ci saranno ancora un paio di settimane, poi chiuderanno, ma in ogni caso quella valle è maledettamente bella. Spettacolo, ragazzi, andateci! Questo l'ha fatto il proprietario dell'agriturismo Valsaviore per tracciare un sentiero di Nord Walking. È uno dei pochi sentieri tracciati coi cartelli seri, perché quelli che ci sono in alta montagna sinceramente lascia molto desiderare. Ciao, per dare rifugio. Ciao. 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 Che vai, Cale? Bene, siamo con Gabriele Chiappini. Come? Gabriele Chiappini. E cosa fai qua? Mandriano. Mandriano, pastore. Ma vendi anche qualcosa di particolare? Formai prodotti dall'alpeggio. Com'è che si chiama l'alpeggio? Magelso Salarno. Magelso Salarno? Sì. Spettacolo! Non ha parole. Chi sei tu? Sono Giulia. E chi dell'azienda sei? Agricola Pagaiola. Abbiamo vacche, abbiamo pecore, passiamo l'estate in malga. Facciamo passare questa valle dalla prima malga, ma c'è di sotto, saliamo fino in fondo al rifugio Prudenzini e poi si scende verso settembre, cominciamo la discesa. E d'inverno cosa fate? D'inverno abbiamo l'azienda, gli animali, li teniamo, le mucche in stalla e andiamo al pascolo giù in paese, a Ponte. Ma fate anche formaggi? Sì, esatto, facciamo formaggi vaccini, facciamo formagelle, formaggi di varie stagionature e yogurt, burro. E li potete trovare presso il nostro spaccio a Ponte di Saviore, in Via Verdi, appena prima della piazza, sulla destra. Grande Giulia, spettacolo! Ciao! Ciao! Ed ora un passaggio radente spettacolare. Wow! Bru, allora? Era ora? Questo è lo scopo del tour di oggi. Wow! Spettacolo! Bene, allora siamo al rifugio Prudenzini, siamo con Rino Ferri. Allora Rino, perché venire al Prudenzini? Beh, venite, dopo scoprite il motivo per cui è una bella scelta. Mangiare si mangia bene, ma e perché venire in Val Salarno? Perché la Val Salarno è una delle valli più belle che si stacca dall'Adamello. No, scusa, per me è la valle più bella, quindi è la valle più bella o no? È una delle valli più belle, diciamo che le valli che vengono giù dall'Adamello sono tutte belle. Questa è un po' più bella delle altre. Questa è la più bella, sto a fine, basta. Specialità della casa? Vabbè, qui abbiamo la nostra specialità, è l'orzotto, che è un risotto fatto con l'orzo. Abbiamo il piatto unico, salamella, formaggio fuso e polenta insieme, lo spezzatino che penso che avete mangiato anche voi. Veramente buono spezzatino, complimenti. E poi ci sono le torte fatte in casa e basta. Spettacolo, ringraziamo Rino, il bellissimo Prudenzini, un invito a venire appena possibile, alla prossima. Grazie a te, yeah. Julien, e alla prossima, buona discesa. Grazie. Cosa sta succedendo? Ah, si è saltato il tetto. Cosa sta succedendo? La trasumanza. Ma è iniziata o è finita? No, è a metà. È a metà? Yes. Sì. Perché non superiore le prime mucche, adesso salgono le altre. Perché non salgono? Perché sono due piani, sono salite le prime, adesso salgono le altre, sono al piano inferiore. Vai volentieri? C'è la popolazione? Sì, perché ci sono le Bene, allora siamo con fratello Bruno. Bruno, ciao, raga. Raccontaci un po', dicevo, al volo, di quelle che sono le novità di quest'anno per l'anno prossimo.
Guarda, non saprei proprio che novità, ci sono i bei sentieroni, i soliti, classici, brunaci, poi la Val Salarno che è spettacolare, soprattutto nel periodo autunnale, perché il cambio di colori, già l'autunno è bello di per sé stesso. E proprio oggi siamo andati in Val Salarno al rifugio Prudenzini, che Paolo Prudenzini. Che spettacolo di valle, siamo andati anche all'interno dove? Del lago di Salarno, sul sedimento sabbioso. Uno spettacolo della natura, sembra di essere nel deserto di Atacama. Spettacolo, ma è tutta bella la Val Salarno, i fiordi, la testata, il fiume, cioè è bella, è bellissima, il lungo lago ciclabile. Allora adatta. Bruno, tre motivi per venire a Cevo, dai, tre. L'aria fina è uno. Lo spettacolo della montagna, dei percorsi anche cicloturistici. Pizzolda e Brunacci Flow in particolar modo. Sì. Il terzo? Cicloturismo, da parlarne. E il terzo mi sono perso via, qual era? Devi saperlo te il terzo. Guarda, adesso mi sono perso via, abbiamo detto che è il panorama. I percorsi. Percorso. E il terzo? L'aria fina. Bene, quindi abbiamo tre motivi per venire a Cevo. Yeah! Yeah!